Salve utenti YouTube, oggi volevo parlarvi di alcuni commenti che mi arrivano sul canale che a volte sono veramente assurdi. Ad esempio, qualche tempo fa me ne arrivò uno che diceva: scusa se te lo dico, non te la prenderà male, ma sei un coglione. No, io non me la prendo per questo, perché è normale che mi senta dire tutti i giorni che io sono un coglione. Ma dico, stiamo scherzando, eh? Te danno del coglione e vuoi essere pure contento. Poi, per non passare ad altro, un altro ad esempio più recentemente mi dice su uno dei video che ho fatto: non ho capito bene quello che ha detto, ma che cavolo voleva dire? Poi, quando praticamente mi fa il commento in privato: bellissimo discorso, sono d'accordo con te in tutto e per tutto. Mi stai prendendo per il culo? È questo quello che penso. Cioè, ce ne sono dei commenti che sono veramente assurdi, commenti che sono stati buttati lì soltanto perché doveva esserci il loro nickname sotto il commento, cioè sotto il video che è stato fatto, e perché così possono far vedere che anche loro hanno, come si dice, il loro canale, no? Dovevano far vedere che esistono. Beh, io dico una cosa: se si devono lasciare commenti di questa natura sotto un video, lasciamo stare. Cioè, non li vedete per niente, oppure li vedete, se proprio non vi piacciono, non dite, scusa se te lo dico, guarda, ma non te la prendere se ti dico che sei un coglione. E come non me la prendo? Cioè, ma ti rendi conto di quello che dici? O quello che dicono alcuni? Questo è per fare solo un esempio. Ne ho avuti altri, addirittura alcuni, che sono veramente assurdi. Altri, ad esempio, che esulavano completamente dal contesto in cui erano stati fatti e che parlavano di certe cose, mi vengono a dire tutt'altra cosa. Tipo, adesso parlavo di politica e di finanza, e questi se ne escono con delle cazzate. Ad esempio, Ciccione del cazzo, ma tu perché non ti vai a sparare? Quanto sei brutto? Ma io dico, io tratto un argomento, lo tratto come tutti quanti su YouTube, arriva il cretino di turno che praticamente senza nessun motivo, senza neanche capire perché, dico neanche capire il perché, offende, tira fuori delle cazzate così, perché gli va di farlo, perché è un coglione che non ha nessun'altra cosa da fare. Quando queste cose vengono fatte, beh, lasciamo stare, cioè non le fate per niente, perché guardate che voi non è che salite alla ribalta delle mega minchiate che vengono sparate su YouTube, ce ne sono di peggio. Voi siete soltanto i granelli di polvere che si depositano lungo la strada e che vengono coperti da altri e da altri ancora. Quindi non cominciamo con tutte queste offese stupide e inutili, con tutti questi commenti che non hanno né capo né coda. Se dovete fare dei commenti sotto un video, fatelo in modo logico, che sia intelligente. Siano osservazioni, critiche, ma non che siano offese oppure cose tirate in ballo così tanto per poterci mettere sotto un commento e far vedere che ce l'avete messo perché siete annoiati. Ok? Non per niente, ma è una cosa, penso, logica, normale quella che chiedo e quella che chiederebbe la gran parte degli stessi utenti di YouTube. Quindi, da oggi, spero che la gente, quando metterà un commento sotto uno dei miei video, sia coerente con l'argomento che sto trattando in quel video e che possa fare un'osservazione, che possa mettere un commento, che possa fare una critica, che sia di natura costruttiva, che possa essere, per così dire, anche in un certo senso di battuta, perché forse è questo il vero scopo di un social forum o social network. Non quello di mettere in vista i cretini o i figli dell'imbecillità, perché non mi sembra veramente una cosa tanto appropriata. Quindi, da oggi spero, e non credo purtroppo che accadrà, che avverrà questo, ma che ci siano commenti più intelligenti postati sotto ogni mio video o quello di qualsiasi altro utente che mette un video su YouTube. Non chiedo molto, anzi non chiedo quasi nulla, soltanto un pochino di decenza e nessuna offesa. Va bene? Grazie, buongiorno.